Fagli vedere tu. Se io non passo attraverso un rischio, se io non passo attraverso un'ipotetica fine, un pericolo incombente, io non metto in gioco e non do valore al risultato che ottengo. Però fai i conti anche con questo affetto di tuo papà che probabilmente ti ha passato un po' questa passione, no? Sì, assolutamente, assolutamente. Lui mi ha accompagnato in questa come dire, avventura, in questa ricerca. Mi ha anche un po' in qualche modo inconsapevolmente stimolato, perché io lo seguivo, era una sua passione questa. Io lo seguivo da ragazzino e ricordo che quando mi capitava, lo racconto nel film, di guardarlo arrivare con questa macchina da corsa colorata e rumorosissima, insomma c'era un impatto emotivo fortissimo in me e questa cosa mi ha insomma trascinato fino a farmi indossare un casco e una tuta e mettermi alla prova anch'io. Un giorno papà mi disse, quando guidai il mio primo prototipo la prima volta, ci feci una gara e pensai, questa macchina non la guiderò mai più. E io ho una foto dentro questo prototipo a 17 anni, prototipo rosso, tutto rosso, e me lo ricordo benissimo. Ci ha fatto una gara e l'ha venduta.